Anna! Però hai ragione, sai, ci sono tanti modi di pescare e si può pescare nei mari, nei laghi, nei fiumi. C'è ad esempio la pesca con le nasse, che sono delle specie di trappole nelle quali vengono attirati i pesci. Oppure la pesca subacquea, che si fa con la maschera, le pinne e il fucile. O la pesca con le reti. Ma quella che mi piace di più è la pesca con la mosca. E pensa che si usano mosche finte. Però il più bravo di tutti è l'orso. Una volta ho visto un orso pescare un pesce e con una zampata, ciam, acchiappato al volo. Accendimi! Devo cuffare notizie di estrema importanza! Uffa, uffa, vecchio Barbagianni, ma proprio adesso devo andare a pescare! Non sono un Barbagianni, sono un gufo, stolto folletto! Va bene, scusami. Avanti, dai, dammi le notizie, su, su. Dunque, la grande pioggia dei giorni scorsi ha distrutto le case dei castori. Tutti nel fantabosco aiuteranno i castori. È per questo che è stato decisa una grande pesca di... La dicevo oggi che oggi bisognava andare a pescare. Beh, ciao, ti saluto. Non ho finito di gufare. Uffa, ma io non posso stare qui a sentire te gufare. Io devo correre a pescare, i pesci non possono aspettare. Quando è così, mi spengo. Quanto è permaloso questo gufaccio. Dove ho messo l'attrezzatura? Ah, sì, ce l'ho di qua. Occorre la canna da pesca, la retina, eccolo qua, la cestina con le esche e le provviste, retina, canna da pesca, poi dunque, gli stivaloni, il gilet, presto presto, e il mio cappello. Cosa manca? Il librone dei cartoni. Come dici? Se me lo porto dietro per pescare? Ma no! Serve per guardarci subito un bellissimo cartone! Eccolo qua! Guardate un po' che cosa ha preparato di buono per voi il vostro zio Leorco Bruno! Bumbo bravo! Bumba carina! Coraggio! A bocca alla merendina! Niente, niente, eppure è così buona questa dolce merendina. È proprio buona, non soffice, soffice. Ma io ho qualcosa ancora di più buono per voi. Ecco qua. Bumbo grasso, bomba secca, coraggio, lecca e lecca lecca. Ancora niente, pure il lecca lecca è così buono, me lo compravo sempre, mamma orca. Ma so io con cosa vi conquisterò. ecco qua. Con questa esca sarà infallibile la mia cattura. Bumba bella, bumbo fatato, coraggio, a bocca al cioccolato. Ma insomma, ma c'è nessuno, voglio dire, volete abboccare una buona volta, sì o no? E adesso con che cosa provo a pescare? Orco Bruno! Ma che cosa stai facendo? Silenzio, Tonio, sto pescando! In mezzo alla radura? Orco Bruno ha avuto un'idea furbissima! Pescare bumbi si può fare dappertutto, Bumbi? Ma i bambini non si possono pescare! Ma Tonio, ma io uso delle esche di primissima qualità! Guarda un po' qui! Merendine? Cioccolato? Caramelle? Buona, questa la tengo io. Comunque stai perdendo il tuo tempo, Orco Bruno. I bambini non sono pesciolini. Ma non la conosci la filastrocca della pesca? Filastrocca della pesca? Ma sì. Una filastrocca bellissima che ha scritto Linfa. Bellissima. Fa così. Filastrocca della pesca. Tutti i pesci al tuo richiamo. Se hai la canna metti l'esca, se hai la lenza metti l'amo, se hai la bocca dici questa. Avanti, Orco Bruno, ripetila.
È filastrocca della pesca, tutti i pesci al tuo richiamo. Se hai la canna, metti l'esca. Se hai la lenza, metti l'amo. Se hai la bocca, dici questa. Hai visto? Parla di pesci. I bambini non li nomina nemmeno. Adesso hai capito che cosa si può pescare e cosa no? Sì, sì. Le galline? No. Le giraffe? Le giraffe... no, non mi pare, Tony. Gli ippopotami? Gli ippopotami, sì! Ma come si può pescare gli ippopotami? Ma stanno immersi nell'acqua tutto il giorno, Tonio! Orco Bruno, mi fai perdere la pazienza! Non si può pescare tutto quello che è nell'acqua! Piuttosto, perché non vieni con me allo stagno a pescare pesci veri? Oggi poi c'è la grande pesca di... Accipigna. Non me lo ricordo più di che cosa. Anzi no, forse non l'ho mai saputo. Beh, comunque si tratterà sicuramente di pesci ferocissimi, furbi e terribili. Pesci cani, piranha, pesci cannibali. Pesci furbi, pesci terribili, pesci cannibali. Beati questi pescioni, Tonio, che possono spaventeggiare tutti i bumbi. Come quel bumbo di legno di nome Pinocchio. Tu pensa, lui sì, che nella panciona della balena ci è caduto veramente dentro. Orco Bruno, la balena non è un pesce, è un mammifero. Idea! E se mi travestissi da pescione feroce, i bumbi mi finirebbero dritti in bocca e gnam! Li mangerei in un solo boccone, anzi, potrebbero loro provare addirittura a pescare me! Mi è venuta un'idea, sì, andrò a fare le prove al torrente! Allora, vieni. Vittorio, devo ancora sbrigare una piccola cosuccia. E vai avanti tu, che io ti raggiungo. Va bene. Ma fai in modo di non spaventare i pesci col tuo vocione quando arrivi, hai capito? Ehi, Melevisione. Ti andrebbe un po' di... fish and chips? Che è il modo di dire dei bambini inglesi? Pesciolini e patatine. Beh, per adesso ti devi accontentare di una patatina. E i pesciolini arriveranno dopo. Ecco qua. A dopo. Forse questa volta ci siamo. No, uffa, ma oggi non abboccano. Mi sono anche un po' stufato. E poi, a dir la verità, tutta quest'acqua mi ha fatto venire voglia di... Oh, mamma folletta! Mi scappa! Aiuto! Adesso che mi sono travestito così da pesce cane, mi sento proprio un pesce spaventevole! Mi metto qui nel torrente, plop! E aspetterò che qualcuno venga a pescarmi! Ancora meglio sarebbe se qualche bel bumbo fresco mi cadesse dritto dentro la bocca! Gnam! Però al momento non se ne vedono. Se dovesse capitare, però, allora andrò poi a città laggiù e allora sì che mi divertirò! Scende in faccia! Per mille lombrichi appesi all'amo, sono furiosa! Si sta svolgendo una battuta di pesca e io non sono neanche stata invitata! È un'indecenza! Io, strega salamandra, la più grande, oh, ma che dico, l'unica vera pescatrice di tutto il Fantabosco! Ma io lo so perché, povere nullità, perché hanno paura, sanno che li straccerei. Ma io comunque vincerò quel trofeo. Lasciatemi soltanto trovare qualcosa che abbia le branchie, le pinne, la coda e quegli irritanti occhi a palla. Ma cosa vedono le mie pupille stregate? Quello sembra un pesce. Oh, ma quello è un pesce cane enorme e con i piedi molto interessanti.
interessante. Credo proprio di aver individuato il mio trofeo. Sento dei rumori. Sì, ci deve essere un pescatore nei paraggi. Bene. Con una delle mie formulette magiche sarà uno scherzo da ragazzi. Bene. Come facevano? Allora, formule per la pesca di mare. No. Formule per la pesca subacquea. No. Formule per la pesca di lago. No. Ora ricordo. Formule per la pesca di acqua di torrente. Ecco qua. Proviamo. Acqua ostinata a scorrere in giù. Quel viscido pesce mandami su. Beh, e allora? Che succede? Manda su! Riproviamo. Acqua antipatica, acqua ostinata, di quel pesce cane voglio farne frittata! Oh, sento che qualcuno sta provando a pescarmi, sì, ne sono certo! Non ho mai visto un torrente così ostinato! Ma nessuno osa sfidare una strega così! Beh, diciamolo pure, una signora strega! Riproviamo. Acqua scorbutica, dico proprio a te! Quel pesce coi piedi lo voglio per me! Sono curiosissimo di sapere chi sta provando a pescarmi, sì, sono proprio curiosissimo, ma non voglio guardare perché rischierai di scoprirmi e di farmi riconoscere. Accidenti, accidentaccio, ma cos'hanno che non va le mie formule? Sono giuste, le ho appena ripassate, eppure con l'acqua non funzionano. Ma io non rinuncerò mai a quel pesce con le gambe, non rinuncerò a quel trofeo. Beh, vorrà dire che per questa volta mi rassegnerò ad utilizzare dei mezzi più umani. Che mi venisse un colpo della strega? Ma quella è la canna da pesca di Tonio Cartonio! Che fortuna! Già, ma che cosa mangeranno i pesci con le gambe? Dai, vediamo un po' qui che c'è. C'è un po' di tutto. Ecco qua. Questo potrebbe essere utile. Un panino con crema di ghiande e prosciutto affumicato di Fanta Fattoria. Perfetto. Eccomi, bel pesciolone, sto arrivando. Gentile questo pescatore. Bumbi in giro non se ne vedevano e io cominciavo ad avere un po' pavuccia. Mi ha rubato l'esca. Accidenti, accidentaccio. Ma nessuno mai ha fatto questo alla regina, anzi che dico all'imperatrice delle streghe pescatrici. Beh, proverò con qualcos'altro. Vediamo. Ecco, trovato. Ecco qua. Ecco, e adesso sì, che sarà il mio. Oh beh, è un po' piccolo. Ci sono. Andrò a prendere una bella rete, già, di quelle che usano i pescatori di città laggiù. Beh, certo, loro hanno bisogno dei pescherecci per trainarle, ma io posso fare da sola, che sarà mai. Già. È soltanto che adesso mi è venuta proprio sete. Sono così accaldata.
Vediamo se nel cestino di Tonio c'è qualcosa da bere. Da sciocco folletto poco previdente, non ha portato neanche una delle sue squisite bibite. Oh, ma questa è una pallina di sputapallini, molto meglio di una bibita. Un cartone è proprio quello che ci vuole per riprendere le energie prima della pesca. Scusa, ma quando scappa, scappa. Cipigna, altro che pesci feroci, pesci cannibali. Non sono riuscito a pescare neanche un pesciolino. Vabbè, sarà per la prossima volta. Andiamo. Ehi, ma quella è strega salamandra. Che le è successo? Ho vinto! Ho pescato il pesce più grande di tutto il Patamosco. Un pesce che ha addirittura le gambe. Ma che razza di pesce è questo? Non ne ho mai visti di simili. Ma poi i pescecani vivono nei mari lontani, non nel torrente del Fantabosco. Ma dico, sei sicura di averlo pescato qui? Osi dubitare di me? Cosa credi? È stata una durissima battaglia. Prima non voleva saltare nella padella, poi non voleva entrare nel retino. Mi ha rubato l'esca, si è divincolato per tutta la strada. Oh, ma ho vinto! Beh, modestamente... E adesso ti mangio! No! Orco Bruno! Orco Bruno! Sciocco, stupido, imbroglione! E io che mi sono rotta un'unghia, strappata il vestito, rovinata l'acconciatura, ferito l'orgoglio! Ah, ma io ti trasformo in una medusa! No, in un granchio senza chele! Adesso vi insegno un gioco dove tutti, ma proprio tutti, riescono a pescare. Venite con me. Allora, guardate un po' che cosa ci occorre. Dei pesciolini. Sapete come li ho fatti? Ho disegnato su un cartoncino un pesciolino. Poi l'ho rivestito di carta argentata, quella da cucina. Poi, guardate qua, dove c'è la bocca ho messo un fermaglio. E dietro una fettina di tappo di sughero. Perché? Perché state a guardare. Ecco qua un catino pieno d'acqua. I nostri pesci galleggiano. E adesso guardate, si va a pesca. Bastoncino con una calamita attaccata ad un filo. E buona pesca! Ehi, il giornale del Fantabosco è arrivato! Andiamo a vedere un po' le ultime notizie! Uccidenti! È mio! È mio! Levati! Vediamo un po'! Ehi! Grande pesca di beneficenza! Continua la raccolta di legname! Per le case de castor! Oh. Per tutte le pigne! Ma allora è questo che stava... che voleva dirmi... Radio Gufo! Io che pensavo a Moby Dick! Meglio che volevo ingannare tutti i bumbi, spaventeggiarli e pescarli travestito da pesce cane! E io che mi sono rotta un'unghia, rovinata l'acconciatura, strappata il vestito per pescare questo qui travestito da pesce cane! Ma se non ci fosse da piangere, ci sarebbe proprio da ridere. Per aiutare i nostri amici castori, trasformeremo il gioco di prima in una pesca di beneficenza! Funziona così. Ogni pesciolino ha un colore diverso e ogni colore corrisponde a un premio che ho messo in palio. Bibite squisite, palline, caramelle. Allora, ognuno di noi offrirà dei bastoncini di legno e potrà pescare un pesciolino. Strega, quanto offri? Io offro 5 bastoncini di legno, ma fammi subito pescare un pesciolino. Ecco qua! Ah, bravissima! Verde! E allora hai vinto una buonissima favolizia! Orco, tu quanto offri? Io offro 2, 3, 8... Tonio, sono quanti? Sono 11! D'acqua!
Voglio pescare anch'io. Hey, bravissimo. Rosa, vinci una buonissima caramella. Oh, 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 oh. Adesso tocca a me. Io offro 6 bastoncini. Vediamo un po' se sono fortunato. Ehi, ho vinto una pallina nello sputapallini. Oh, come sei fortunato. È un gioco bellissimo. Lo userò per il prossimo raduno delle streghe. Metterò in paio unghie di drago, zampe di pipistrello, code di lucertola. E Bumbi. Oh, ma tu hai proprio una fissazione, Orco Bruno. Comunque vedrai, prima di sera i nostri amici castori avranno tutti la loro casa. Noi continuiamo la pesca di beneficenza. Ciao, torna a trovarci presto. Ciao, ciao. E quanto hai messo? Quanti bastoncini hai offerto? Oh, io te li do tutti. Però voglio pescare un pesce cane grande come me.